abbiamo già pubblicato argomenti che parlano di maledizioni. Se siete interessati, potete trovarli cliccando qui o giù in descrizione. Esistono svariate leggende che narrano l'esistenza di libri leggendari rari e misteriosi. Molti di essi si narra siano stati distrutti dalla Chiesa, addirittura rubati dallo stesso clero, che li conserva e li cela all'interno della famosa Biblioteca Vaticana. Tra i libri più famosi ci sono uno dei più conosciuti tra i libri esoterici, scritto nel 1599 da uno sconosciuto. Il libro racchiuderebbe 6 sigilli per aprire le 9 porte degli inferi e i testi per le evocazioni dei relativi demoni guardiani. Famoso Libro dei Morti, reso celebre dalla saga cinematografica Horror La Casa. L'autore sarebbe un poeta folle, Abdul al-Zared, vissuto in Babilonia nell'VIII secolo e visse 10 anni in solitudine nel deserto d'Ahana, dove si pensava dimorassero gli spiriti maligni. Sarebbe stato in quell'arco di tempo che il poeta si sarebbe dedicato alla necromanzia e all'evocazione di anime defunte. Considerato il libro per eccellenza riguardante i patti con Satana, conterrebbe al suo interno anche numerose invocazioni ed evocazioni diaboliche. Si tratterebbe di un manoscritto ritrovato in Francia nell'Ottocento, riconducibile alla figura del veneziano Antonio del Rabbino, il quale, oltre a descrivere le varie gerarchie infernali, conterrebbe anche come fare un contratto con il diavolo, al fine di ricevere ricchezze o conoscenze occulte, in cambio della propria anima. Questi sono tre dei libri più conosciuti tra i grimori. Non si sa se esisterebbero veramente, oppure nell'immaginario collettivo. Fatto sta che risveglia le paure della società. Uno e due viene per te, tre, quattro, chiudi la porta, chiudi la chiave, non aprire. Afferra il crocifisso e difenditi.